Come fai a spiegare a un bambino a orientarti e a saper prendere la metropolitana? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Ci sono cose che diamo per scontate, perché siamo talmente abituati a farle che non comprendiamo quale sia la complessità a volte. Come fai a spiegare a un bambino come utilizzare la metropolitana? C'è una logica, c'è un metodo, c'è un sistema che ti permette di trovare in tutte le parti del mondo il modo migliore per andare alla destinazione che vuoi. L'hai imparato, l'hai fatto tuo, l'hai praticato. E non è così per tante altre cose che ci capita nella nostra professione. Spiegare qualcosa a un cliente, a un collega, a qualcuno che è arrivato nuovo. Spiegare qualcosa a un figlio, spiegare qualcosa a un vicino di casa, spiegare qualcosa a qualcuno che non sa quello di cui stai parlando. Abbiamo la pazienza o la capacità di andare a recuperare nella nostra memoria qual è il meccanismo che oramai è diventato qualcosa di abituale, di istintivo. Non riesci più a capire come fai a farlo. Lo fai e basta, perché quello è il punto essenziale. Cercare di capire come poter ottimizzare le cose, ma soprattutto come saperle spiegare agli altri, è un grande passo avanti. E a questo punto, allora, proviamo tutti a spiegare ai nipotini, alla mia nipotina di 5 anni, come fare a orientarsi in una metropolitana. Può essere un buon test per capire come spiegare tante altre cose. Buongiorno e buon caffè.